Danzarini, benvenuti in questo nuovo video un po' diverso dal solito, non si parla di musica, ma vi devo presentare il nuovo arrivato nella mia famiglia di Pelosetti. E lui è Oreste, è un bassotto nano, ha 4 mesi ed è arrivato da una settimana esattamente quando voi vedrete questo video. Chi mi segue su Instagram sa già del suo arrivo e ho ricevuto anche un sacco di messaggi che riguardano appunto Oreste, la convivenza con i gatti, cosa mangia, e allora ho deciso di fare questo video un po' diverso dal solito proprio per raccontarvi un po' com'è. Era circa un anno che ci pensavo e che desideravo avere un cagnolino, però non ho mai avuto il coraggio di prenderlo, un po' perché non mi sentivo all'altezza, un po' perché trovavo sempre delle scuse per giustificare il fatto che non ne prendessi uno con me. E sì. Le scuse erano, vabbè, che vivo in un appartamento, che non ho tanto tempo, che spesso sono via per lavoro, insomma, poi che avevo i gatti e non volevo rompere il loro equilibrio, insomma, c'era sempre una scusa. Però pian piano il tempo passava e questo desiderio di avere un cagnolino diventava sempre più sentito. Poi vedevo un sacco di miei amici col cagnolino che mi mandavano le foto, che mi facevano vedere quello che faceva e la compagnia soprattutto che gli dava, e quindi questo desiderio è diventato sempre più forte fin quando è arrivato Oreste. Lui è un angioletto, è bravissimo, cerco di dargli delle regole adesso che è piccolo perché voglio che resti proprio così bravo com'è. La domanda più gettonata in assoluto è stata: come hanno reagito Ettore e Vittoria all'arrivo di Oreste? E, pensavo molto peggio. Ettore fin da subito si è dimostrato tra l'indifferente e il compiaciuto. Probabilmente, vabbè, Ettore ha un trascorso che è già cresciuto con un altro cane e quindi diciamo che era un po' abituato. E quindi era contento, infatti adesso che è passata circa una settimana addirittura giocano insieme e Ettore rincorre il cane e viceversa. Vittoria invece ha un carattere diverso rispetto a Ettore, lei è un pochino più diffidente, territoriale, gelosa, possessiva, quindi all'inizio sono state grandi soffiate, grandi code grosse, adesso diciamo che si tollerano, che lei lo tollera e ha capito che resta e quindi diciamo che fa finta di niente però mantiene le distanze. Diciamo che lo tollera, gli va anche vicino tutto sommato, però se lui si avvicina troppo gli soffia e Oreste corre nella cuccia subito, cioè obbedisce un sacco a Vittoria in una maniera fa troppo ridere, se riesco a filmarvelo poi ve lo faccio vedere. E quindi diciamo che Vittoria è ancora un po' diffidente, però lo ha accettato, quindi ha capito che ormai resta. Come ho gestito questa convivenza? Ho cercato di fare in modo che le abitudini dei gatti fossero quanto mai intatte, quindi la colazione la mattina, andare a dormire insieme la sera, il cane non viene a dormire con noi, anche se mi dispiace ovviamente che lui stia in salotto, però preferisco che i gatti riescano a mantenere soprattutto in questo periodo la loro routine. Loro sono abituati a venire a dormire con me, a mangiare Cat Satisfaction la sera, e c'è tutto un rituale e ho cercato di mantenerlo abituando il cane appunto a dormire nella sua cuccia, ed è stato bravissimo perché lui veramente passa tutta la notte nella sua cuccia, non viene mai di là. L'importante è che ci sia una mia ciabatta o un mio calzetto nella sua cuccia e lui sta bravissimo, buono, tutta la notte dorme tranquillo nella sua cuccia. Devo dire che è anche bravo con i suoi bisogni perché ha quelle traversine, sapete, che si usano per i cani, e lui li fa lì, quindi veramente non mi sta dando nessun tipo di impegno, molto meno di quanto mi aspettassi. Pensavo più di dover pulire in giro per la casa i ricordini, invece li fa in un unico punto, sempre lo stesso, e quindi il lavoro è veramente poco. Quando l'ho preso non camminava, cioè lo portavo a guinzaglio, stava fermo perché immobile, proprio immobilizzato, e non faceva un solo passo. Poi pian piano nel corso dei giorni ha imparato a seguirmi, e ogni volta che vede la sua immagine riflessa nello specchio si ferma e si ammira,
ma non fa così con gli altri cani, quindi penso proprio che veda se stesso e si fermi a guardare e a dirsi: mamma mia, come sono bello. E è simpatico, tende a portare tutte le cose nella cuccia. Tutto quello che trova in giro lo prende e lo porta nella cuccia. Un'altra domanda è stata: che cosa mangia? Allora, lui mangia i suoi croccantini insieme alla sua papa morbida e ogni tanto aggiungo un po' di pasta, un po' di riso che faccio io, oppure delle zucchine, delle carote lesse, insomma, cerco di mescolare appunto la carne con una dieta un po' varia. E per ora va tutto bene. All'inizio ero un po' indecisa perché mi piaceva tantissimo anche il Pomerania, non so se avete presente, magari vi lascio un'immagine qui, che è bellissimo, sembra un orsacchiotto. Ne avevo visto uno proprio poco prima di Halloween di cui mi ero letteralmente innamorata. Però mi piaceva tantissimo anche il Bassotto perché mi fa troppo ridere questo salsicciotto di cane, bellissimo. Alla fine la scelta è stata per il Bassotto, perché un po' anche per una questione di pelo, ma anche di carattere, perché non è un cane tendenzialmente tranquillo e devo dire che Oreste è veramente un angioletto proprio, quindi sono molto contenta di aver scelto lui. Poi comunque ha anche un pelo corto e sottile, quindi insomma. Qui con i peli siamo già abbastanza a posto, visto che Ettore è comunque un gatto a pelo lungo, quindi ne perde tantissimi, quindi va benissimo così. Quindi io la sera dormo come sempre con Ettore e Vittoria, quindi nulla è cambiato, il cane dorme qui in salotto nella sua cuccia, e poi la mattina quando mi sveglio, quando Ettore mi viene a svegliare, do da mangiare a Ettore, poi mi alzo e mi metto ancora un po' sul divano insieme a Oreste, ci facciamo un po' di coccole, dormiamo ancora un'oretta e poi comincia la nostra giornata, la nostra routine. Credo di aver risposto più o meno a tutte le domande che mi avete fatto su Instagram riguardante Oreste e non credo di avere altro da dire. Spero che questo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto se anche voi avete un animaletto a casa e come si chiama. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo prestissimo in un nuovo video.